Ed eccoci ad una ampia pagina sportiva. Incominciamo con il calcio. Domani, terza giornata del girone di ritorno del campionato nazionale dilettanti, con l'impegno casalingo, il secondo della stagione per l'Audace Cirignola. I gialloblu, allenati da Michele Pazienza, dopo lo 0-0 dello scorso weekend contro la formazione della Fidelis Andria, ospitano un Francavilla che è desideroso di riscatto dopo il 3-0 subito ad opera del Molfetta. Adesso, con l'arrivo di altri giocatori quasi completata la rosa, la formazione gialloblu con una vittoria potrebbe in qualche maniera mettersi in carreggiata al cospetto delle prime. Questo è il quadro completo della giornata: Audace Cerignola Francavilla, Picerno Altamura, Bitonto Molfetta, Brindisi Nardò, Casarano Vasano, Lavello Portici Puteolana, Taranto, Aversa, Gravina e Sorrento, Fidelis, Andria. Sì, peccato per la prestazione che hanno tirato fuori i ragazzi, ma ormai quella è stata accantonata, è stata preparata un'altra sfida, un'altra partita e domani i ragazzi si presenteranno al meglio contro il Francavilla. Che avversario è il Francavilla, mister? Una squadra strana che non dà riferimenti, una squadra che ha delle buone individualità, vedi Nolè che è un giocatore di categoria diversa dalla nostra, è un giocatore che ha nel cilindro dei colpi impressionanti ed è quindi uno dei giocatori più importanti del Francavilla a cui bisogna mettere attenzione. Il ciclismo con l'ottava tappa del Giro d'Italia che arriva in provincia di Foggia, esattamente a Vieste, ma con un clamoroso colpo di scena che si è verificato nelle prime ore di questa mattina. Il britannico Simon Yates, infatti, è risultato positivo al coronavirus. Ieri, dopo l'arrivo alla tappa di Brindisi, ha manifestato i primi sintomi. Ha effettuato due tamponi, entrambi sono risultati positivi e quindi adesso si trova in quarantena ed in isolamento. Il resto del team ha effettuato i tamponi e tutti sono risultati negativi. Il Giro d'Italia torna sul Gargano, terra cara, la più importante corsa a tappe che negli ultimi anni ha reso protagoniste le città di Peschici, che lo ha ospitato per ben 3 volte, e San Giovanni Rotondo, sede di tappa nel 2019. Il Giro sabato ritorna sulla Montagna del Sole e fa tappa a Vieste, proveniente da Giovinazzo, 200 chilometri lungo la costa adriatica, con un traguardo volante a Manfredonia, Gran Premio della Montagna a Monte Sant'Angelo, e arrivo a Vieste, dove è previsto un circuito cittadino di 14 chilometri prima dell'arrivo, posizionato sul lungomare Europa. Dario Carlino, coordinatore comitato di tappa. Erano da tanti anni che aspettavamo questo grandissimo evento sportivo, forse il più grande evento sportivo che gira l'Italia, e purtroppo lo viviamo in una situazione un po' particolare, quella di questo Covid che si sta ripresentando un pochettino su tutto il territorio nazionale. Ovviamente sarà tanto limitato questo Giro d'Italia. Noi però crediamo fortemente nel valore mediatico di questo evento, quindi abbiamo necessità, abbiamo voglia di far vedere la nostra bellissima terra, il nostro bellissimo territorio, la nostra bellissima Vieste a tutto il mondo. Vieste già da qualche giorno si è colorata di rosa, la casa municipale, il faro di Santa Eufemia e il Pizzomunno rappresentano il biglietto da visita di una città sempre più protagonista nel panorama nazionale ed internazionale.